partita questa che temevamo molto, e perché c'erano troppe situazioni particolari, diverse da quello che è la consuetudine. Infatti il cambio d'allenatore è abbastanza fresco, due giocatori importanti messi dentro, una sconfitta che punge nell'orgoglio come quella che è stata a Siena, e quindi c'erano troppe situazioni dove a livello attentivo e motivazionale da parte di Avellino mi aspettavo la partita che hanno fatto. Sapevamo benissimo che la chiave sarebbe stato l'aspetto difensivo. Nel terzo quarto direi che c'è stato grande merito di Avellino, dove sicuramente non possiamo aver toccato in qualcosa, ma ci sono stati dei canestri molto molto difficili fatti da Avellino, quindi bravo da loro, capacità loro. Nel quarto quarto abbiamo deciso la partita concedendo 11 punti solamente difensivamente. Credo anche che nel computo totale l'indice di valutazione per la mia squadra, l'indice per Avellino, sia abbastanza eloquente per il tipo di partita che abbiamo fatto. Molto contento dei quattro giocatori, quasi cinque, per cui parlavano dei punti. Credo che per noi la forza nostra è la conferma del gruppo, e stasera per me il miglior giocatore non è mai dei singoli, ma spendo una parola per Peter Laurent, in un momento difficile, un giocatore che mediamente è un backup, che l'allenatore usa come un backup, è stato decisivo in un momento in cui gli altri lunghi non stavano facendo. E Laurent ha dato un contributo estremamente importante nella prima parte della partita, e tant'è che poi siamo ripartiti anche nel terzo quarto con lui, proprio a dimostrazione di quanto di buono aveva fatto. E per 17 minuti in cui l'ho tenuto in campo, ha fatto una partita veramente eccellente, per me è stato il miglior giocatore in campo. Questa è una credo che sia una delle risorse che ha la Virtus Roma quest'anno, e cioè non dover basare esclusivamente il proprio destino e le proprie sorti solamente su alcuni giocatori. È ovvio che c'è necessità delle prime punte, noi le prime punte ce l'abbiamo, ma c'è bisogno anche di chi fa un lavoro, come viene definito, sporco, oscuro. Direi che da questo punto di vista Laurent ha fatto stasera una partita veramente eccellente. Prego. Domande? Scusi, secondo qua? Sì, Goss è un giocatore che con grande intelligenza accetta il fatto che io faccio parte dalla panchina. Un giocatore americano come Goss, che parte dalla panchina, potrebbe sembrare che sia un controsenso, mentre invece c'è l'intelligenza del giocatore che capisce in un momento di difficoltà, dove noi abbiamo un solo cambio dalla panchina negli esterni, non avendo più da condurlo, cerchiamo di guadagnare qualcosa quando un giocatore sale dalla panchina, quindi riuscire a far salire la panchina Goss con freschezza, quindi anche poi per averlo nei momenti topici della partita, e soprattutto non rischiare che comprometta la partita con magari con dei falli per causa sua o anche per degli errori che possono capitare, credo che sia un'ulteriore dimostrazione di quanto questo giocatore sia importante per Roma e di quanto noi siamo soddisfatti.